incarna anche il progetto della Lega sin dall'inizio, che quindi è ancora valido. Per quello siamo partiti, continuiamo su questa strada. Mi sembra che tutto il percorso che abbiamo fatto ci indichi proprio quella come strada da seguire, non ci sono alternative. Una strada da seguire e da percorrere insieme, ho sottolineato più volte, Matteo Salvini ha chiamato insomma l'unità tutta. Io credo, e proprio questo congresso aveva quel significato, che l'unità è proprio una condizione sine qua non a realizzare il progetto. Ci sono degli obiettivi da raggiungere, sono impervi e quindi tutti insieme pancia a terra, come ha detto il nuovo segretario. Passando da quale strade, da Roma è stato difficile, però in ogni caso bisogna cercare poi anche di ottenere qualcosa da lì. Ma guardi, il momento che stiamo vivendo è talmente drammatico sotto tutti gli aspetti che forse dal caos che ne seguirà probabilmente potrà esserci una vera e propria rivoluzione e un riassetto complessivo. Da questo riassetto credo che l'indipendenza possa essere uno dei nostri obiettivi. Come legge le manifestazioni di questi giorni, questo disagio diffuso? Ma guardi, sicuramente c'è un malessere in circolazione, però anche per l'enfasi mediatica che viene data, queste manifestazioni sembrano quasi una cosa organizzata per distrarre voti a qualcuno. Sulla legge elettorale, visto che se ne sta occupando, è passato dal Senato alla Camera, lei ha detto che sarebbe dovuta restare al Senato, a questo punto è vero che in questo momento è più facile farla passare dalla Camera? Il problema è che è più facile farlo passare alla Camera perché il PD è autosufficiente e quindi può farsela da sola, poi dopo il discorso è che poi deve tornare comunque al Senato. È incredibile che proprio nel momento in cui la Consulta abbia ribadito il no non solo alle liste bloccate ma soprattutto al premio di maggioranza si voglia partire proprio là in quella Camera dove il premio di maggioranza è più influente. Era meglio farla al Senato dove c'è una distribuzione più uniforme delle varie forze politiche, così è proprio una forzatura. Ci sono già i primi attriti tra Renzi e gli alleati di maggioranza? Ma io ho sempre sostenuto che il cammino del richiamo alla Camera imposto dal nuovo segretario del PD è per andare al voto immediatamente.